Benvenuti a tutti i ascoltatori di Saiuz Web Radio, è Antonella Intrenò che vi parla da Spazio Aperto in compagnia di Ugo Lombardi. Allora, questa sera abbiamo un ospite come sempre graditissimo, Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000. Ciao Aaron. Ciao a tutti quanti voi, buonasera a chi Salutiamo ci anche Rosario ascolta. Moreno per la sua regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao ragazzi, ci sono, eccomi qua. Eccoci, stai bene? Come va il tuo torcicollo? Va benissimo il mio torcicollo, va benissimo. Va benissimo nel senso che va malissimo. Sì. Ecco, appunto. Allora, Aaron, come stai? Tutto bene, grazie. Facciamo. Sì, vi parlo da Palermo, insomma, Ecco. sono qua giù alla redazione antimafia di Palermo. Benissimo, però sappiamo che sei anche di ritorno da un viaggio a Venezia. Sì, siamo stati lì in occasione dell'anteprima del nuovo film di Sabina Guzzanti, La Trattativa, sulla trattativa Stato-Mafia. Film che andrà in onda il prossimo mese, a partire dal 2 ottobre, in tutte quante le sale, distribuito dalla BIM. Abbiamo avuto l'occasione, insomma, di visionare questo documentario fiction. Tante cose sono contenute in questo film. Durante al termine della proiezione del film, ecco che nel frattempo ci raggiunge anche Ugo. Buonasera. Ciao Aram. Buonasera. Ciao. E dunque, dicevo, al termine della proiezione del film ci sono stati 10 minuti di applauso interrotti solo dal fatto che ad un certo punto ci si sia alzati. La tua prima impressione, Aaron, immediatamente dopo il film, qual è stata? Che si tratta di un film da andare a vedere e da seguire con grande attenzione, in quanto per quanto è sintetico, perché comunque sintetizzare anni di storia d'Italia, anche un argomento complesso come quello sulla trattativa Stato-Mafia, sintetizzarlo in praticamente 2 ore di film, non è sicuramente un'opera semplice. Io credo che il lavoro che è stato fatto da Sabina Guzzanti, da tutti quanti gli attori che hanno partecipato, che hanno partecipato a quest'opera, sia stato egregio, in quanto io l'ho definito come un film sintetico ma completo, riuscito a mettere veramente tutto dentro, anche parlando di alcuni aspetti che non vengono quasi mai trattati. Per fare un esempio, si parla pochissimo della mancata cattura, di salva della mancata del mancato blitz nel covo di Rina nel 1993. Si parla pochissimo della storia di Luigi Lardo e del colonnello Riccio. Che di fatto questa parte di storia, la seconda soprattutto, va a toccare, insomma, va a spiegare in parte perché poi si è arrivati a un processo nei confronti del colonnello Mori. E il pubblico, secondo te, come ha recepito questo film? Come lo ha elaborato anche dopo la proiezione? Quali sono stati i commenti che hai raccolto, le opinioni? Ma guarda, lì all'esterno, il pubblico, già il fatto che per 10 minuti sarebbe andato anche oltre, hai detto bene giustamente prima, se non ci fosse stata la stessa Guzzanti a interromperli, diciamo, più o meno, alzandosi insieme agli altri partecipanti, insomma, agli altri attori. Già questo denota il fatto che sia stato apprezzato. Sicuramente è un film che colpisce allo stomaco, perché comunque ti fa vedere un'Italia, ti fa fare delle considerazioni sull'Italia che, insomma, è ben diversa magari da quella che si vede tutti quanti i giorni nella nostra televisione. Ti fa vedere quelle parti di storia d'Italia che molto spesso viene ignorata e viene forse volutamente non considerata.
Può essere questa la ragione per la quale, secondo te, il Ministero ha negato i finanziamenti a questo film? Ma questa è una polemica che la stessa Guzzanti ha avviato, ha fatto su alla Mostra del Cinema di Venezia, durante la Mostra del Cinema di Venezia, dichiarando proprio, denunciando questo aspetto. Le motivazioni possono essere tante, insomma. Chiaramente è un film scomodo, è un film che parla di tante cose, che va a toccare tanti centri di potere, tanti personaggi che hanno avuto il potere nella storia d'Italia, che hanno altri che lo hanno ancora tutt'oggi. E quindi diciamo che dal punto di vista politico si è fatta questa valutazione. Un peccato perché si fa cultura con questo film, perché non è solamente una questione di soldi e basta, è proprio l'ennesima dimostrazione che c'è una parte di questo Stato che non vuole guardare in faccia alla verità, che vuole molto semplicemente preferisce non guardare a fondo a queste verità, o perlomeno anche di non parlarne, a costo di non parlarne, pur essendo fatti che ormai sono noti, perché questo film si basa quasi tutto su fatti che sono realmente accaduti. Se tutto ciò che non viene, che viene, che può essere considerato magari, no, non è realmente andata così, no, racconta i fatti per come sono stati. Questo film infatti si basa sulla lettura e sullo studio dei verbali e degli atti procedurali, quindi non c'è la possibilità che ci sia un'eccessiva, come dire, che siano stati eccessivamente romanzati. I fatti sono stati riportati per quelli che sono. È forse un segnale, visto che nelle sale è in programmazione un altro film che parla proprio dell'utilizzo delle terre confiscate alla criminalità organizzata. Sì. È forse un segnale che nella cultura collettiva, nella società, sta cominciando a cambiare qualcosa dal Ma tuo punto di vista? dal mio punto di vista, diciamo questo, negli ultimi anni abbiamo, penso, una cinematografia, fiction, una produzione di film, pellicole e fiction anche in televisione sulla storia della criminalità organizzata, la legalità in quantità industriale. Questo sicuramente da una parte è sicuramente positivo perché comunque contribuisce a porre l'attenzione su determinati temi di cui in passato non se ne parlava assolutamente per niente. Dall'altro, secondo me, c'è modo e modo per parlare di determinate tematiche. Per esempio, adesso questo film che parla di fatto dei beni confiscati di Libera, se non erro, tra l'altro, ancora non l'ho visto, quindi non so esprimere un giudizio in merito. Dovrei vederlo prima di poter dire è fatto in un certo modo, è fatto bene, è fatto male. Non ho dubbi che ponga l'attenzione su un tema sicuramente molto delicato come quello sui beni confiscati, su cui ancora oggi c'è tanta tanta confusione, su cui il governo italiano dovrebbe fare decisamente più chiarezza. Per farvi un esempio, noi nelle Marche abbiamo, prendo un esempio piccolo, quello delle Marche, che è una realtà che conosco magari un attimo meglio. Noi abbiamo 26 terreni confiscati alle mafie, e di questi 26 beni confiscati alle mafie, di questi 26 solamente due vengono utilizzati, sono stati riutilizzati, diciamo, dalla società civile o dalla società, riassegnati, diciamo, a qualcuno affinché si possa produrre qualcosa di buono. Gli altri sono ancora lì, fermi, immobili, e da questo punto di vista potete parlarne con qualsiasi procuratore, con qualsiasi addetto ai lavori, vi dirà che siamo molto molto indietro. Infatti Libera si batte notevolmente su questo aspetto. E con Don Luigi Ciotti, non solo, tutti quanti gli appartenenti, e fanno bene, assolutamente. Don Luigi Ciotti, che tra l'altro negli ultimi tempi è stato anche oggetto delle attenzioni di Totò Riina, che dal carcere lo ha pesantemente minacciato. E di quest'oggi la notizia della lettera anonima che addirittura è stata
consegnata pro manibus, pare, ed è stata ritrovata sulla scrivania di Scarpinato. Stiamo tornando indietro, Aaron. Tu che sei in un osservatorio privilegiato, ti occupi di questi accadimenti ogni giorno, sei un redattore di una delle testate giornalistiche online più apprezzate, forse la più apprezzata, mi permetto di dire. Stiamo tornando, beh, il vostro è un lavoro che va riconosciuto, quindi stiamo tornando al periodo orribile che ha preceduto le stragi di Falcone prima, di Borsellino. Faccio i nomi più noti, ma naturalmente andando a ritroso ne troviamo tanti altri, tanti di più. Stiamo tornando in quel clima, secondo te? La sensazione che si ha in questo momento è che sì, si sta ritornando, o meglio, a questo punto viene anche il dubbio se si sia mai usciti da quel clima, diciamo, di tensione. In questo momento è ancora più alto perché negli ultimi anni le inchieste hanno, diciamo, alzato il tiro. La notizia di ieri, oltre a questa dell'ingresso, della consegna di questa missiva sul tavolo del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, l'altra notizia è quella che si stanno compiendo delle indagini e sono stati consegnati i nuovi atti sia alla Procura Generale sia all'interno del dibattimento, al processo trattativa Stato-Mafia. Adesso vediamo se verranno accolti comunque dal giudice, come verranno, insomma, affrontati. Comunque, in questi nuovi atti che sono stati depositati in procura, si parla di coinvolgimenti, si scava sulla storia di Mori, si trovano coinvolgimenti appartenenti al SID con la P2 di Licio Gelli e altre questioni, insomma, molto delicate e vicine alle versioni nera. Ci sono inchieste, queste inchieste stanno andando avanti. Di questi atti che sono stati consegnati dalla Procura Generale, si potrebbe, in teoria, si ipotizza questo, che chiaramente Roberto Scarpinato, che si occupa del processo d'appello contro Mori Ubino, potrebbe chiedere la riapertura dibattimentale proprio per quanto riguarda questi nuovi atti che sono stati consegnati dalla Procura di Palermo, dal pool che indaga sulla trattativa Stato-Mafia. Quindi diciamo che si sta alzando sempre di più il tiro dal punto di vista investigativo e diciamo che questa lettera di minacce è arrivata ai primi di settembre, ma arriva in un momento sicuramente delicato, dove abbiamo da una parte appunto questa situazione con le inchieste sui servizi segreti deviati, su apparati dello Stato deviato, che hanno fatto la storia del nostro paese, volente o nolente, hanno fatto la storia del nostro paese perché sono parte della storia del nostro paese. E da una parte quindi le indagini vanno in questa direzione, dall'altra abbiamo anche un processo trattativa che riprenderà il 25 di settembre, dove si deciderà per l'audizione o meno del capo dello Stato. Abbiamo lo stesso, i primi di ottobre ci sarà l'inizio della requisitoria, sempre nell'ambito della trattativa Stato-Mafia, su Calogero Mannino. Quindi siamo in un momento storico importante, particolare dal punto di vista della giustizia italiana. Poi abbiamo anche una situazione particolarissima a livello governativo, dove ancora siamo senza un CSM, un Consiglio Superiore della Magistratura. La Procura di Palermo è senza un capo, allo stato attuale c'è ancora il facente funzioni, il procuratore aggiunto Aguecci, che essendo il procuratore più anziano sta prendendo lui in mano la Procura. Però in questo momento, che è molto delicato all'interno della Procura di Palermo, ecco che si va a colpire, guarda caso, proprio la Procura Generale, che tra le altre cose è anche l'ufficio che ha proprio la sicurezza, diciamo, il compito di gestire la sicurezza per tutta quanta la Procura. Insomma, è un guanto di sfida che viene lanciato sul tavolo di chi sta indagando, questo sicuramente. E il ritorno al passato è alto. Poi non lo diciamo certamente noi, lo dicono questi fatti qui e non solo. Voglio ricordare per tutti quanti la relazione della DIA di agosto al Parlamento, la relazione semestrale,
dove la DIA parla di rischi per quanto riguarda Cosa Nostra, di un possibile proprio ritorno a nuove situazioni di scontro, diciamo, quindi uccidere, tornare a colpire anche soggetti dello Stato. Parliamo di nuove stragi? Intendi Si può parlare di nuove stragi anche, certo. Non è escluso, non è possibile escluderlo allo Stato. Aaron, torniamo un attimo al contenuto del film e viene da fare una riflessione. Noi abbiamo tanti primati, noi come nazione, no? Come Italia, primati relativi all'aspetto economico e quello sociale, ma abbiamo, credo di poter dire, anche un primato. Credo che nella Comunità Europea forse siamo l'unico paese in cui si può parlare, si fanno processi relativi a trattative fra la malavita organizzata e lo Stato. Che ne pensi? Sì, assolutamente, hai ragione in questo che dici. Per quanto riguarda l'Europa dal punto di vista della criminalità organizzata è indietro, ma perché si è accorta solamente in ritardo dell'esistenza di criminalità organizzate. Nei loro territori ci sono assolutamente le indagini di fatto dopo Duisburg, la strage di Duisburg, con locali di 'ndrangheta, che hanno compiuto una strage in Germania. La Germania si è accorta di avere dentro sé il crimine organizzato. A quel punto, comunque, non dobbiamo neanche sottolineare che è stato fatto un grande lavoro da parte della CRIM, la Commissione parlamentare europea, che ha iniziato a fare un lavoro quantomeno per riconoscere l'internazionalizzazione, insomma, delle mafie, e cercare di dare il più possibile diciamo una legislazione unica per tutta quanta l'Europa contro le unità organizzate. Per quanto riguarda la questione del fatto che il nostro è l'unico Stato, purtroppo è vero, ma è la nostra storia che è fatta così, come dicevi tu, la nostra storia è nata da misteri. Penso al Portella della Ginestra, penso anche allo sbarco dei siciliani e degli americani in Sicilia, insomma, che se si va a scavare fino in fondo si scopre magari che insomma, la nostra democrazia sin dal principio ha avuto degli attacchi continui. Bene, la regista in una delle interviste, nella tua intervista, afferma che le forze che si oppongono al male, in questa grande divisione fra male e bene, avrebbero e hanno un'unica alternativa, cioè quella di unirsi. Tu credi che lo spettatore, nel momento in cui avrà visto il film, sarà in grado di distinguere all'interno di questo coacervo politico il bene e il male? Beh, sicuramente il film ha un grande contributo, che è quello di farti fare delle domande. Il ragionamento sulla trattativa Stato-mafia alla fine allo spettatore lo porta a delle conclusioni. Io non credo che abbia avere la capacità, sicuramente deve avere la capacità innanzitutto di mettersi in discussione e magari quello che credeva fino a un determinato momento, magari andare ad approfondire e verificare alcune cose proprio alla luce di quello che ha guardato in quel momento con il film. E a quel punto può capire, magari rendersi conto che ci sono delle che magari abbiamo vissuto gli ultimi, non parlo degli ultimi 20 anni, ormai abbiamo passato i 20 anni di berlusconismo, ma forse anche no, perché se oggi siamo davanti a un Partito Democratico che si trova a fare patti con pregiudicato Silvio Berlusconi, comunque per andare avanti e per tenere in piedi questo governo, ecco che ci accorgiamo che forse il berlusconismo non è mai finito. Adesso non è perché voglio dire che il bene o il male, però ovviamente che cosa è il bene e che cosa è il male, però penso di aver già detto che se stiamo trattando con un pregiudicato, io non mi chiedo come si possa accettare di essere ancora in questa situazione, proprio perché appunto parliamo di un pregiudicato. E parliamo anche, Aaron, di un'opposizione che ormai ha smesso di svolgere il suo ruolo da 20 anni circa, forse anche di più. Ma anche qui c'è da Assolutamente. chiedersi se ha mai fatto opposizione, perché parliamo sì degli ultimi 20 anni, perché sono stati quelli che hanno visto senz'altro gli episodi più eclatanti, ma la trattativa Stato-mafia, che
come giustamente si dice nella tua intervista, non è un titolo giornalistico, così definito dalla Buzzanti, ma è un dato di fatto, è uno stato di cose che ormai coinvolge la quotidianità di chiunque. Io credo che comunque la Guzzanti parlava di, proprio in termini di trattativa, perché non è, Sì, cioè, infatti. il fatto che la parola trattativa è vero che è un termine giornalistico, però credo che il dialogo proprio che c'è stato tra mafia, tra questi apparati, i criminali e le nostre istituzioni, è una cosa che, se si vuole, c'è stata da sempre. C'è da sempre il dialogo tra le criminalità organizzate e i nostri governi c'è stato, e questo non è cambiato neanche quando c'era il centro-sinistra, quando c'è stato il centro-sinistra al governo. Anzi, al contrario, magari molte leggi sono state approvate proprio magari durante i governi di centro-sinistra. Ma infatti tutto è cambiato perché in realtà nulla cambiasse. Lo stato di cose doveva rimanere esattamente quello, ma siamo giunti ad un punto, mi verrebbe voglia di definirlo un punto di svolta. Non è più possibile ormai per nessuno ignorare come stanno i fatti, come stanno le cose, perché la quotidianità è diventata talmente difficile, talmente complicata per ognuno. E si ha la necessità di individuare in un accadimento preciso l'origine di questo malessere collettivo. Sì, cioè, diciamo che dovrebbe essere così. Io sinceramente in questo momento ho il timore che a causa della crisi, a causa di tante altre problematiche che qualsiasi cittadino italiano si trova ad affrontare, faccia fatica a, diciamo, inquadrare tutti quanti i tasselli. Io per questo motivo suggerisco a tutti quanti di andare a vedere questo film, perché penso che dia un notevole contributo per metterli in fila e comprenderli, perché ci accorgiamo appunto che la storia che abbiamo magari in testa non è esattamente quella reale. Ripeto, questo film, anche la stessa Guzzanti non ha la presunzione di dire che è il film. Un film ben fatto, che il film, però lei dice è un film che fa venire tante domande, e questo era il mio obiettivo. Il suo obiettivo non era quello di dare una verità, ma di generare domande, porsi domande. Del resto, questo è quello che dovrebbero fare tutti quanti se vogliono comprendere la direzione in cui si sta andando, insomma. Bene, ma nel momento in cui vorranno dare delle risposte, ognuno di noi vorrà dare delle risposte, c'è la possibilità di distinguere, è rimasto ancora un po' di Stato, secondo Sì. te, che possa essere individuato come uno Stato che si oppone al male? Cioè la gente come può rispondere? L'unirsi della Guzzanti, come si individua, in quale unirsi attorno a che cosa? Visto che c'è poco Stato, insomma. C'è poco Stato, sono d'accordo. Riunirsi bisogna capire quello che sta accadendo in questo momento. Cioè io, per fare un esempio in maniera molto semplice, cioè in questo momento siamo in una situazione dove per l'ennesima volta ci troviamo ad avere promesse, andiamo avanti a colpi di proclami. Chi ci governa manda avanti i proclami. Il male, purtroppo, non siamo riusciti a capire. Evidentemente non siamo riusciti a capire, non si è riusciti a capire che chi stava per andare a governare di nuovo non stava cambiando in realtà il panorama. Siamo illusi che la promessa di Renzi avrebbe potuto cambiare le cose, così non è stato. L'italiano deve capire che la storia ha un filo unico, rosso o nero che si voglia definire. Che comunque ha un filo unico e che bisogna unirsi nel ribellarsi di fronte a questo stato di cose, o quantomeno cercare di cambiarlo, ognuno con le sue azioni, che poi è inutile che ci nascondiamo. L'azione finale con cui si cambia il nostro stato, il nostro governo, si cambia dentro le urne, perché alla fine è lì che bisogna che si va a cambiare le cose. E lì, ma è anche nella quotidianità di ognuno. Anche nella Sono quotidianità, cioè. anche le scelte che facciamo ogni giorno. Nel momento in cui una famiglia non ha di che vivere, i figli non hanno lavoro, eccetera, è molto più semplice, naturalmente, cedere al compromesso, cedere alla tentazione di Certo. chiedere
il favore al politico di turno o di pagare la tangente perché i propri figli vengano sistemati e quindi possano avere un futuro. In realtà, assolutamente. Ecco, ti faccio anche un'altra considerazione, se per questo, in una delle nostre interviste, nostre inchieste con Antimafia 2000, ci siamo trovati a dover intervistare un collaboratore di giustizia. Questi, nel nostro incontro, così, tra le varie domande che abbiamo fatto, è stata quella: ma avrà mai la fine la mafia o comunque le criminalità organizzate avranno mai una fine? Questo collaboratore di giustizia ci ha semplicemente detto: fino a che ci sarà qualcuno che è disposto, che per trovare lavoro o per viene da me, mi chiede un favore, tutto quanto. Finché ci sarà questo, ci sarà un chi per un lavoro appunto viene, è disposto a scendere a patti, a compromessi, fino a quando ci sarà questo, ci sarà questa povertà, è ovvio che le mafie continueranno a prosperare, e sta in ognuno di noi, e sta in ognuno di noi scegliere i quali atteggiamenti conseguire, insomma, nella nostra vita quotidiana, se scendere a patti o meno. Insomma, è come il gatto che si morde la coda, Aaron. Mi pare di poter dire che questa situazione economica che viene comunque diciamo indotta, una popolazione che non riesce a trovare dentro di sé la forza per opporsi, una condizione economica che impone molte connessioni, molte accondiscendenze, e quindi una perdita della libertà dell'espressione di voto. Come si esce da questa storia? Innanzitutto si esce informandoci, perché non possiamo permetterci di non avere consapevolezza. Poi, una volta che si è acquisita la consapevolezza di questo quadro, se ne esce appunto agendo, sia nelle azioni quotidiane e poi, come dicevo prima, individuando quelle figure che possono, diciamo, dare un volto nuovo al nostro paese. Chiaramente in questo momento non è semplice. Quello che mi viene più immediato che si può fare è stare, dal punto di vista sociale, quella di stare vicino a chi magari è già impegnato in determinate battaglie, o a scoperchiare determinati fatti, ritornando al discorso di prima delle minacce contro Scarpinato o contro Don Ciotti, in passato contro Di Matteo. Proprio nei giorni scorsi è ricominciata qua a Palermo la scorta civica davanti al tribunale. In tutta Italia domani ci sarà un altro evento sempre in scorta civica, per essere vicini a Saverio Masi. Insomma, bisogna comunque far sentire la propria voce. L'hanno fatto anche tante persone, anche qui quando è venuto Renzi a Palermo, c'erano per esempio tanti insegnanti, tanti studenti, tanti lavoratori che chiedevano non solamente lavoro, ma chiedevano appunto l'uguaglianza, il diritto al lavoro, allo studio, all'istruzione, cosa che in questo momento abbiamo sempre perso. E non si può sempre demandare ai giudici questa richiesta o ai magistrati la richiesta di giustizia e verità. Ci sono delle volte delle azioni che comunque devono fare i cittadini, facendo sentire la propria voce, che si fa sentire in due modi: una o scendendo nelle piazze e facendo vedere, insomma, il proprio dissenso o il proprio sostegno a determinati personaggi o a determinati fatti, oppure l'altra seconda si ha, come ritorno a dire prima, nelle urne, cambiando quello che non va. Quindi verrebbe spontaneo anche fare un'altra considerazione, cioè coloro che si stanno impegnando ora, rischiando anche la vita nei confronti di dell'iniziativa della malavita, dovrebbero anche sentire il dovere di essere rappresentanti, riferimenti dell'intera nazione. Il loro compito non si esaurisce soltanto nel cercare giustizia o nell'affermarla, ma anche nel rappresentare tutti coloro che aspettano qualcuno che sia riferimento. Non c'è alternativa. Assolutamente no, sono d'accordo, certo.
Poi, ripeto, l'altra questione è proprio questa, cioè non possono essere lasciati soli queste persone, non ci possiamo aspettare che siano sempre i magistrati a dover, per dire, per fare un esempio, o che ci sia sempre qualcuno a portare avanti determinate battaglie. Non è possibile che ci sia solamente questa cosa qui. Ci deve essere da parte di ogni cittadino. Il chiedere, per esempio, giustizia per capire che cos'è stata la trattativa Stato-mafia deve partire da ogni cittadino. Non, anche perché dal punto di vista giuridico, noi non lo possiamo sapere da un punto di vista giuridico come andrà a finire questo processo. A prescindere da come andrà questo processo, se ritorniamo al passato, se pensiamo per esempio alla sentenza Andreotti, tutti quanti adesso pensano che è stato assolto perché il reato è stato prescritto, ma ne è storia che lui ha avuto rapporti con Cosa Nostra, è nella storia, è scritto nella sentenza. Bene, quindi noi crediamo che ci debba essere anche una consapevolezza, una presa di coscienza, devo dirlo anche dei magistrati, perché se la politica è corrotta e i magistrati sono costretti a intervenire, io credo che dovrebbero anche loro prendere in considerazione di occupare i posti che sono stati inquinati. Ah, dici di candidarsi in politica? Beh, a questo punto bisogna ripulire la politica, no? Chi lo può fare? Da una parte si può condividere questo ragionamento, dall'altra mi viene anche da dire che non tutti possono fare tutto, cioè nel senso nel rispetto dei ruoli non bisogna mai arrivare a un eccesso diverso, insomma. La magistratura ha un determinato compito all'interno della nostra Costituzione. La politica dovrebbe averne un altro. Certo, in questo momento c'è la situazione. In realtà chi dovrebbe ripulire dovrebbero essere i cittadini onesti che si mettono in gioco e che non si vanno a prestare a determinati giochi di potere. So che è una cosa molto complessa in questo momento da portare in atto. Però è perché il messaggio che passa in questo momento, o che cercano di far passare in questo momento, è proprio quello di una deriva di scontro tra politica e magistratura. Non è una questione di deriva di scontro. Oppure che la politica, per esempio, se prendiamo il caso in Emilia-Romagna con le primarie che vengono condizionate da un'inchiesta da parte dei magistrati, non è così come ce la raccontano alcuni. Tra cui anche Renzi, che tra l'altro è intervenuto l'altro giorno con l'ANM che ha anche giustamente replicato dicendo che colpa abbiamo noi se questi fanno quello che vogliono. Quindi bisogna stare sicuramente, come dici te, sicuramente da un certo punto di vista sarebbe anche una cosa opportuna. Mi viene anche a dire che è anche vero che il cittadino, un magistrato l'aveva fatto questo passo. I cittadini non l'hanno seguito, quindi ritorno alla responsabilità che torni ai cittadini, cioè praticamente mi riferivo a Antonio Ingroia. Sì, certo, ma andiamo al pratico, scusami Aaron. Qui nella nostra città, come nelle città, gran parte delle città d'Italia, ma soprattutto penso al sud, ci sono delle grosse situazioni, grossi problemi di natura economica. I cittadini, le famiglie non riescono ad andare avanti. Ogni giorno diventa un giorno difficile, no, da portare avanti. Bene. Io vedo che molti di questi cittadini cercano aiuto in un riferimento che credo di poter dire che sia presente sul territorio più che dello Stato, come dicevamo prima, e cioè un sistema malavitoso. È chiaro che cercano aiuto al sistema malavitoso, che è pronto in ogni tornata elettorale a premiare coloro che votano secondo Le loro le loro indicazioni. indicazioni. Allora, questa situazione è chiaro che ha scompaginato la realtà di una politica seria. La politica non c'è più. Allora, se la politica non c'è più, ci vuole giustizia anche all'interno della politica. E dove la prendiamo questa giustizia se non laddove abbiamo persone che la perseguono, cioè la cercano? Quindi è chiaro che dobbiamo rivolgerci a persone integre, integerrime, e noi con loro, insomma, è ovvio. No, certo, assolutamente. Condivido, anche se non dobbiamo dimenticare che
nel corso della nostra storia abbiamo avuto anche magistrati che non erano così integri. Quindi ripeto, non è un discorso di luogo, nel senso, come hai detto tu giustamente adesso, hai detto non sono solo i magistrati, proprio anche noi. L'importante è l'integrità e l'onestà da parte delle persone. Questo sicuramente dovremmo affidarci a questo tipo di gente. Questo non, purtroppo oggi ai livelli di corruzione a cui sono arrivati sia nel grande che nel piccolo, con tante pubbliche amministrazioni che vengono condizionate, come dicevi in precedenza, è un dato di fatto, non è, la, è scritto nei fatti di cronaca, basta leggere i fatti di cronaca di ogni giorno. E soprattutto probabilmente, Aaron, un problema di carattere culturale, problema contro il quale si è scontrato Don Pino Puglisi. Ricordiamo che il 15 settembre di 21 anni fa veniva ucciso a Brancaccio Don Pino Puglisi. È stato ad ucciderlo forse il suo grande amore per quello che non gli piaceva e che desiderava cambiare, cosa di cui era convinto anche Paolo Borsellino. Forse sono stati accomunati da questo, è stato proprio l'amore per questo, per questa terra, per questo quartiere, l'amore per la giustizia che li ha resi un po' più deboli. Abbiamo visto che c'è stata una beatificazione in pompa magna di Don Pino Puglisi, eppure proprio la Chiesa lo ha lasciato abbastanza da solo, non gli ha dato il supporto che meritava e che gli necessitava, gli occorreva per portare avanti la sua lotta contro la criminalità. Ricordiamo che Don Pino Puglisi operava nel quartiere Brancaccio, che è forse uno dei più difficili della città di Palermo, dove c'è la miseria, non la povertà, dove i bambini sono per strada, dove c'è un altissimo tasso di evasione scolastica, dove non c'è cultura di giustizia e di Stato e dove il rispetto è soltanto il terrore. Vuoi darci tu, Aaron, un ricordo dell'opera di Don Pino Puglisi? Don Pino Puglisi sicuramente può essere definito come un beato. Pino Puglisi, ma ce ne fossero di i preti come lui, di uomini di chiesa come lui o come Don Ciotti oggi o altri. Don Pino Puglisi era sicuramente un uomo che amava tanto il quartiere in cui viveva, amava Brancaccio, perché lui era convinto che bisognava amare anche quello che non ci piace. Brancaccio chiaramente non era sicuramente un luogo bello da vedere, non solo dal punto di vista delle persone che magari erano presenti, una zona dove si respira mafia in ogni lato. Ricordiamo che tra l'altro è una delle famiglie più potenti di Brancaccio, quella delle famiglie più potenti di Cosa Nostra è proprio quella di Brancaccio, che è quella dei fratelli Graviano. Don Pino dava fastidio perché portava i ragazzi a intraprendere altre strade, dava fastidio perché andava a togliere quella linfa vitale che ha Cosa Nostra e lo ha soprattutto nelle zone di grande povertà, dove c'è chi è disposto, appunto proprio per questioni di crisi o comunque di grande povertà, a dover lavorare, sporcarsi le mani anche per 50, per 100 euro. Questo non è tanto cambiato se andiamo in giro in certi quartieri di Palermo, la situazione, o di Palermo o di altre zone della Sicilia, del Meridione, ma il mio sospetto è che sia anche in altre zone d'Italia, non solamente nel sud, ma particolarmente che è accaduto qua, accade qua. Ancora oggi i ragazzi fanno il palo per delle 50 euro. Detto questo, Don Pino era uno che aveva cercato di cambiare la società, di cambiare il luogo a cui viveva, e lo faceva con amore, lo faceva con il massimo dell'impegno, insegnava la bellezza, insegnava a darsi da fare, a guadagnarsi il rispetto al di fuori dei canoni mafiosi, di quelli che erano i canoni mafiosi. L'ha fatto veramente con tanta passione. È stato ritrovato di recente un audio di Don Pino
ritrovato dal nipote, da uno dei nipoti, uno dei nipoti di Don Pino, ritrovato dentro casa, dentro questo, adesso non mi ricordo bene se era una cassettiera o comunque un contenitore dove c'erano diverse cose appartenenti allo zio, e lui ha rinvenuto un audio, una registrazione in un qualche incontro che aveva tenuto, in cui Don Pino, tra l'altro, tra le varie cose che dice, lui sapeva che stava per andare a morire, insomma, che comunque quell'azione che stava facendo stava dando fastidio. Nonostante questo, lui è andato avanti, non si è mai tirato indietro, ed anzi, come racconta il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, quando ha ucciso Don Pino Puglisi, si è trovato di fronte un sorriso. Un sorriso e la frase me lo aspettavo. E la frase me l'aspettavo. Come sono certa, purtroppo, se lo aspettassero tutti coloro che come lui sono caduti durante questa guerra, perché è una vera e propria guerra quella che persone anche come te affrontano tutti i giorni pur di portare alla luce quella che è la verità della commistione tra Stato, mafia e Stato del Vaticano. Perché non dimentichiamo. Scusami, non ho sentito l'ultima parte della domanda. Dicevo che la trattativa riguarda sì lo Stato e la mafia, ma a voler un po' allargare il concetto e allontanandosi un attimo dall'idea del processo trattativo Stato-mafia, c'è anche una buona dose di commistione tra mafia e Stato del Vaticano. Assolutamente sì, oltre alle varie inchieste sullo IOR, sul Sindona, il Banco Ambrosiano e quant'altro. Per fare un esempio ancora più piccolo, più semplice, cioè noi abbiamo avuto le connessioni dei preti, a parte gli esempi che ci sono stati ultimamente di processioni in cui vengono fatti inchini della Madonna di fronte alle case dei boss e quant'altro. Abbiamo avuto preti che hanno molto tranquillamente convogliato a nozze Totò Riina o battezzato i figli di Riina, di Provenzano, eccetera, eccetera. Ricordiamo che Riina si è sposato mentre era latitante, cioè non è che si è sposato in un altro momento, durante la latitanza. Quindi questa Qualcuno aveva gente cominciato. assolutamente, assolutamente. E appunto ci sono delle situazioni che ovviamente non vanno bene e fanno a cazzotti con quello che poi è stato. Ancora tutt'oggi, per esempio, di recente l'altra notizia che alcuni figli dei mafiosi sono sposati lo stesso in chiesa. Si è alzato un polverone chiaramente per questa situazione, anche alla luce delle parole dette da Papa Francesco, il nostro pontefice, che ha scomunicato la mafia per la prima volta. Se si vuole, ho usato proprio la parola: i mafiosi sono scomunicati. Comunicati. Un'azione sicuramente forte che. Anche se alla luce di quella forte religiosa, componente religiosa che appartiene alle mafie, perché c'è una forte connessione religiosa tra le mafie e la religiosità, proprio anche nel rito di iniziazione. Pensiamo alla Santina che brucia, pensiamo a Provenzano che parla nei suoi pizzini citando la Bibbia. Ma questo non è un paese che fa solo commemorazioni, Aaron? Il nostro è un paese che fa solo commemorazioni, sì, nel senso che dovrebbe dire anche quando non ci sono le commemorazioni, cioè non è importante ricordare Falcone, Borsellino, Don Pino Puglisi e altri ancora solamente nel giorno della morte di questi personaggi, ma vanno ricordati e onorati ogni giorno con le azioni quotidiane che noi possiamo portare avanti. Questo è l'onore più grande, il ricordo più grande che si può fare, è prendere e far sì che, come dicevano, le vostre idee camminano sulle nostre gambe e facciamole camminare, ma giorno dopo giorno, non solamente con uno striscione in un giorno di ricordo, insomma.
Difatti, questo era quello che tentava di fare Don Pino Puglisi ogni giorno con i suoi ragazzi, tentava di toglierli dalla strada insegnandogli la regola del rispetto, ma non la regola del rispetto d'onore, che è un'altra cosa, la regola del rispetto della convivenza civile, della giustizia e della legalità. Oggi, Aaron, se è possibile, fare una valutazione di questo genere, a che punto siamo secondo te? Dal punto di vista Della percezione della regola del rispetto non come rispetto d'onore, ma come rispetto della convivenza civile. siamo indietro, nel senso che parlo a livello personale, credo che ci siamo un po' dimenticati quelle che sono le nostre origini. Lo ravviso in una situazione in cui oggi siamo nel benessere, ma ci siamo scordati che c'è stato un momento che il nostro paese non era affatto nel benessere. Questo benessere lo portiamo avanti con avidità, con una crescita di disvalori esponenziale dovuto a tante cose che sono accadute nel corso del tempo, o come si è modificata la società nel tempo. Io personalmente sono stato, per esempio, in passato, come esperienza personale, nelle Ande argentine, e mi sono ritrovato in una situazione dove la solidarietà, tra la gente è molto forte, vivendo con quel poco che si ha, si riesce a essere felici uguali. Bisognerebbe riconquistare quella solidarietà oggi, credo. Che poi solidarietà non significa che dobbiamo essere tutti quanti alla stessa maniera. È giusto, la meritocrazia è un concetto che può essere anche giusto, però questo non ci deve portare al concetto di superiorità, cioè che io sono superiore a te. Questo andrebbe riacquisito, secondo me, il valore della solidarietà, dell'aiutarsi. Ognuno in quello che fa, nel proprio lavoro, nel proprio ambiente, ma questo è un problema sociale, credo che riguarda il nostro, non solamente l'Italia, ma proprio l'Occidente in sé. Siamo tutti fiamma di una stessa luce. Sì, volendo sintetizzarla così, sì. Nel frattempo ci ha raggiunti Massimo Bonella, Ciao Massimo. direttore di pianetaoggitv.net. Massimo, stavolta l'ho detta bene. Sì, brava. Beh, insomma, vorrei vedere dopo tutte queste trasmissioni se finalmente non abbiamo capito che Questa notte decorcio, vabbè. .it.net. Oh. Net, l'ho detto bene. Ciao. Allora, Massimo, Un noi saluto. abbiamo con noi Aaron Pettinari, redattore di Antimafia 2000, che tu conosci benissimo. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Lo vedo ben inquadrato e mi fa molto piacere che questa sera ci sia lui collegato con noi con Salsi Web Network. Recentemente abbiamo fatto un lavoro assieme, abbiamo intervistato, anzi lui ha curato l'intervista, la Sabina Guzzanti, penso che nel frattempo ne avete già parlato o comunque accennato Sì, questa sì. cosa. Perfetto, io naturalmente come sempre ho pronte le news della giornata e voi continuate pure con il proseguo della trasmissione di spazio aperto, al termine diamo le news, tra cui vi preannuncio che ci sono delle notizie relative delle minacce a Scarpinato, quindi dopo ne parleremo, insomma, ecco. Magari ecco, non so se Ecco, avete magari parlato. vuoi farci un accenno perché abbiamo sfiorato l'argomento con Aaron questa sera. Sì, allora vi dico subito, ecco, traggo da. Oh, dunque, aspetta, perché qui succede che i computer poi fanno sparire di colpo l'immagine. Eccola qua. Allora, dal Fatto Quotidiano, dunque, Palermo, lettera di minacce al PG Scarpinato. Ci sono anche dei dettagli sulle sue abitudini e su alcuni particolari della casa. Dunque, la missiva, come riporta la Repubblica, è stata lasciata sulla scrivania del magistrato, che scrive, secondo gli inquirenti, dimostra di conoscere le indagini del procuratore generale che seguirà il processo d'appello a Mario Mori.
Dunque, tornano le lettere anonime al Palazzo di Giustizia di Palermo. Il destinatario delle minacce, questa volta, è il procuratore generale Roberto Scarpinato. La missiva, come riporta l'edizione palermitana di La Repubblica, è stata lasciata sulla scrivania dell'ufficio del magistrato che ne è entrato in possesso il 3 settembre, subito dopo il rientro dalle ferie. L'episodio preoccupa gli inquirenti perché nella lettera vengono usati toni e affrontati argomenti che fanno escludere il gesto di un mitomane e fanno pensare che chi scrive appartenga a quella zona grigia che Giovanni Falcone definì composta da menti raffinatissime, un'espressione che il giudice utilizzò nel 1989 per indicare i mandanti del fallito attentato contro di lui alla Daura. Poi prosegue l'articolo, dice chi minaccia l'ex PM del processo Andreotti, infatti dimostra di conoscere bene le abitudini e i luoghi frequentati da Scarpinato, arrivando perfino a descrivere dettagliatamente particolari delle sue abitazioni. Ecco, questo è quanto, diciamo un po' in sintesi, la notizia che ho tratto qui dal Fatto Quotidiano online. Bene, Aaron, al di là della libertà di informazione, l'ultima notizia che ci è stata data da Massimo, tu ritieni che queste notizie potrebbero avere maggiore significato se non fossero divulgate? Cioè potremmo punire magari alcune iniziative chiedendo che non vengano divulgate? Sarebbe più opportuno forse che divulgarle? Una situazione come questa delle minacce a Scarpinato penso che sia opportuno divulgarle anche per un semplice fatto, perché chiaramente ci porta a parlare anche non solo delle minacce in sé, ma anche delle inchieste che certi magistrati stanno conducendo. È quello che ci fa pensare, che fa pensare a tutti quanti, che chiaramente se si è arrivati a una minaccia di questo tipo, quelle indagini stanno colpendo nel segno. Parlare di queste cose, di porre l'attenzione, porre l'accento su determinate inchieste, oggi è fondamentale proprio alla luce di quello che dicevamo prima, cioè ovvero avere una consapevolezza maggiore Sì, ma di chi siamo e dove stiamo andando. Poi ci scusa, sono altre notizie, forse non ti ho compreso la domanda, però dimmi tu. no, Aaron, scusa, no, volevo dire, va bene, questa cosa va bene e la gente può parlarne comunque, ma prendere spunto da una lettera che è stata mandata non sarebbe anche punitivo per quella stessa zona grigia che vuole che questa notizia venga amplificata, renderla silenziosa e quindi oscurare i canali informativi che vanno bene anche per loro? Credo di no, perché in questo caso non credo che sia, non, cioè non vedo una connessione simile a, per esempio, a quello che può essere, che ne so, un gesto di qualche pazzo all'interno di uno stadio che stanno facendo, fanno, che ne so, i cori razzisti, i bunazisti, metti le determinate cose. E a quel pazzo, a quella situazione gli stai dando troppo eco, gli dai troppa importanza e quindi in quel caso magari si fa bene a non dare spazio a quel gesto di violenza che viene fatto all'interno dello stadio, perché in questa maniera magari no, si dà spazio alla loro azione violenta. In questo caso io non credo che sia un messaggio, comunque il messaggio non è rivolto all'esterno, cioè a noi. Cioè non è, anzi, a loro gli fa comodo che non si parla di queste cose, perché in questa maniera, non parlandone, si crea quella non consapevolezza e si crea quel distacco, quella distanza tra chi fa le indagini e il cittadino, quando invece non è distanza. Cioè, molto spesso viene fatto passare il contrario, che il magistrato è il nemico, il magistrato è colui che va tenuto lontano. Ah, ma questi magistrati che condizionano la nostra democrazia è tutto quanto il contrario. Il magistrato è il garante della democrazia e queste inchieste delicate vanno assolutamente diffuse in qualsiasi modo. E quando arrivano minacce di questo tipo, purtroppo non si può fare a meno di parlarne. Sarebbe meglio che non arrivassero per niente, cioè tenerle nascoste. Per la gente io temo che se venissero tenute nascoste, la gente non saprebbe neanche l'esistenza di determinate inchieste. Questo è quello che temo. No, Aaron, scusami, insisto, voglio dire, la gente può essere informata di tutto, può essere coinvolta, può essere anche coinvolta anche emotivamente.
ma credo che se questa notizia specifica delle minacce rivolte ad un magistrato vengano tenute silenti, viene spenta anche l'amplificazione della notizia, che fa bene anche alla controparte, senza togliere nulla al coinvolgimento della popolazione civile. No, io ti ho compreso. Il fatto è che comunque questa situazione delle minacce ci fa comprendere ancora di più, cioè, se io mi immagino che se non si fosse parlato in questi giorni di questa cosa di Scarpinato, in passato di minacce a Di Matteo, che comunque se ne parla pochissimo perché c'è solamente certa stampa, io non ho visto telegiornali parlare di queste minacce, che sono forse ancora più gravi di tante altre minacce che ci sono state nei confronti di altri magistrati, ma per un semplice fatto, perché sono venute nel cuore della Procura di Palermo, sono venute nel cuore dell'ufficio che si deve occupare della sicurezza dei magistrati di Palermo, che stanno facendo delle indagini importantissime, delicatissime. Io non ho visto la grande informazione occuparsi di questo. Ieri sera in televisione c'erano ben due programmi di approfondimento, nessuno dei due ha parlato di questa cosa, di approfondimento politico o comunque di interesse pubblico. Nessuno dei due, perlomeno da quanto mi risulta, se sbaglio, che posso essere corretto assolutamente, dico il contrario, però non mi risulta che abbiano parlato di queste minacce avvenute a Palermo, e questa notizia è di ieri, non è di oggi. Diciamo, oggi lo leggiamo in maniera più approfondita sui quotidiani, ma la notizia è di ieri mattina. Aaron, noi abbiamo qui stiamo commemorando dei magistrati che sono stati ammazzati. Io ricordo che loro venivano minacciati, almeno l'informazione è quella che ricordo. Ogni giorno, quasi ogni giorno, venivano minacciati e facevano parlare di sé. Questi due poveretti adesso non li abbiamo più, sono stati ammazzati. Cosa è cambiato? Paradossalmente non è cambiato niente, però è perché dobbiamo renderci conto che in realtà per cambiare le cose deve cambiare l'italiano, cioè deve interessarsi, non può lasciare soli questi magistrati. Allora quelle minacce vennero lasciate a loro stesse e la gente è scesa in piazza solamente dopo morti. In questo caso i magistrati, la gente dovrebbe scendere in piazza ora che sono ancora vivi i magistrati. Adesso abbiamo una scorta civica che effettivamente ai tempi di Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non esistevano, quindi esatto, meno male. Quindi evidentemente un piccolissimo cambiamento, una piccolissima inversione di tendenza a livello sociale, cominciamo a vederla. Perché dimmi Aaron. No, cara, assolutamente hai ragione che una piccola parte è così, ma ripeto, una piccola parte. Quando morirono Falcone e Borsellino scese una città intera in piazza, anzi forse l'Italia intera scese in piazza a gridare allo scandalo e a chiedere giustizia. Ma ai tempi del Corvo nessuno parlò. Ai tempi del Corvo nessuno parlò, ma perché ai tempi del Corvo tutti sottovalutavano quella situazione. Sì, ma scusate, oggi non possiamo permetterci di sottovalutare queste cose. Ma scusami Aaron, non è stata cambiata la situazione dalle informazioni che ci sono state date né prima né dopo. È cambiata la situazione perché hanno ammazzato due magistrati, e quindi è questo che ci ha resi più consapevoli, non l'informazione o le minacce che essi hanno avuto. Ok, va benissimo, ma è un ruolo dell'informazione dare l'informazione, quella vera, quella reale. Parlo di quella che magari fanno magari anche tanti altri colleghi, fanno tanti colleghi oggi, che faceva Fava, cioè il concetto etico di giornalismo che oggi manca all'informazione, la stragrande maggioranza dell'informazione è quello che manca. Se l'informazione fosse avesse ben chiaro quel concetto etico di giornalismo di cui parlava Fava, probabilmente oggi avremmo come cittadini una consapevolezza maggiore e staremmo più attenti a certe situazioni. Non si sottovalerebbe le minacce del Corvo, non si sottovalerebbe Falcone che parlava di menti raffinatissime, non si sottovaluterebbero le minacce ancora di oggi, neanche quelle di Rina, che vengono, c'è chi le considera come le minacce di un capo mafia così attempato che sta dentro il carcere e dice due cose così, tanto per dirle. Non è così,
Rina comunque fa delle minacce circostanziate e fino a prova contraria Totò Riina resta il capo di Cosa Nostra. E questo io lo dico e lo ribadisco alla luce degli atti processuali e delle indagini che ci sono state fino adesso. C'è un'indagine che si chiama Perseo ed è del 2008 a Palermo, dove vogliono i membri di Cosa Nostra vogliono riunire, rifare una commissione provinciale, rifarla ex novo. Questa commissione non può essere rifatta, dicono tra di loro i vari boss, perché ancora non è stata mai sciolta la precedente. Quindi il capo di Cosa Nostra è ancora Totò Riina a pieno titolo, per cui le sue minacce non vanno assolutamente sottovalutate. No, ma io sono d'accordo con te, intendo dire che di questi fatti non si parla mai abbastanza. Si sente frequentemente il richiamo a questo o a quell'altro processo, mai una notizia sugli ultimi sviluppi del processo trattativa Stato-Mafia, mai una notizia sullo sviluppo del processo Borsellino-Quater. Su questo tipo di informazione c'è un'assenza assoluta e totale, ritengo ovviamente voluta, perché quella coscienza di cui tu parlavi poc'anzi non potrebbe che essere accresciuta e alimentata da un'informazione di questo tipo. Tu che hai praticamente dedicato e dedichi te stesso a questo tipo di lavoro, a questo tipo di informazione, quali sviluppi prevedi possano esserci nel futuro? L'informazione in questo paese, abbiamo speranza che presto o tardi cominci a fare informazione? Da un certo punto di vista penso di no, per il semplice fatto che abbiamo un paese dove l'informazione è strettamente legata, troppo legata al potere politico. Basta guardare la stragrande maggioranza dei giornali, esclusi dei più grandi, il Fatto Quotidiano, che si tratta di un progetto editoriale particolare sui generis, però comunque non ha finanziamenti da parte dei partiti o della politica, da parte del governo, mentre tutti gli altri invece sì, chi da una parte e chi da un'altra. Oppure guardiamo la RAI è la televisione che dovrebbe avere il servizio pubblico, le cariche della RAI vengono decise in Parlamento. Questo è il nostro vulnus, che fino a quando non verrà mai cambiato, in passato era stata fatta una raccolta firme per togliere l'ingerenza della politica sul servizio pubblico, fino a quando non, che purtroppo tra l'altro erano state anche raccolte le firme, sono state consegnate in Parlamento, ma di quella proposta di legge popolare non se ne è mai saputo più nulla. Che fine ha fatto? È nascosta, si vede in qualche archivio del Parlamento, del nostro Parlamento. Quindi diciamo che fino a quando non cambierà questa situazione sono molto pessimista dal punto di vista dell'informazione, a meno che appunto non si hanno dei giornalisti che con coraggio cercano comunque di fare il proprio lavoro, mantenendo niente più che quel concetto etico di giornalismo di cui parlava Pippo Fava, che è, per quanto mi riguarda, credo sia un maestro della nostra professione. Sì, ti leggo rapidamente un messaggio raccolto in chat da Rosario Moreno. Stavo ascoltando e devo dire che le TV non aiutano a capire la situazione in Italia. Nico lo scrive. Sì, quando parliamo di informazione naturalmente parliamo di carta stampata, parliamo di TV, parliamo di radio, non parliamo di chi come voi invece attraverso una testata online che si autofinanzia, ricordiamolo, voi non percepite finanziamenti di nessun genere, questo va sottolineato. Parliamo naturalmente di tutti gli organi di informazione, che sia radio, TV o carta stampata. Aaron, io devo dirti una cosa, devo dire innanzitutto che ti ringrazio. Grazie a voi. Non solo per l'intervista che ci hai concesso quest'oggi, ma ringrazio attraverso te tutta la redazione di Antimafia 2000 per l'enorme lavoro che fate ogni giorno. E ricordo a chiunque stia ascoltando che il lavoro che queste persone svolgono comporta un'enorme rinuncia di vita, perché la loro vita è solo questo. E
come coloro che hanno perduto la vita a favore della giustizia, per difendere la giustizia, allo stesso modo devono essere sostenuti questo pugno di giornalisti che, poggiandosi sulle loro forze, stanno portando avanti un progetto editoriale informativo importantissimo. Quindi, per chiunque desideri approfondire e anche soprattutto capire quali sono le vere dinamiche che la nostra informazione istituzionale non ci spiega, ecco, io vi invito a visitare il sito www.antimafia2000.com. Ringrazio Aaron Pettinari. Grazie a tutti Grazie, Aaron. quanti voi, Mi raccomando, davvero per fatti l'opportunità. portavoce in redazione dei nostri ringraziamenti e del nostro sostegno, naturalmente. Assolutamente, sarà fatto. Grazie, grazie Aaron e a presto. Grazie a voi, a presto. A tutti Saluto gli anch'io ascoltatori. Aaron Pettinari, tra breve lo potremo anche vedere con l'intervista che ha curato Sabine Guzzanti proprio da Science Web Network Televisione, perché questa emittente è anche televisione, non solamente radio, oltre che a tutto il circuito di Pianeta Oggi TV. Grazie Aaron, a presto. Grazie a te Massimo. Ciao ciao. Grazie, Aaron. Ciao Aaron. Ciao Ugo, ciao, ciao Antonella. Ciao. Ciao Rosario. Ciao. Noi dobbiamo anche ringraziare Nico che ci stava ascoltando e che ha dato naturalmente la sua opinione. Magari la prossima volta, Nico, aggiungi da dove ci scrivi, così abbiamo anche un'idea. Ah, dice che siete grandi, voi siete grandi, voi ci mancherebbe, ce ne sarebbero come voi da Langhirano. Nico, tu assieme a noi, è solo insieme che possiamo creare qualcosa di davvero forte. Se siamo grandi noi vuol dire che sei grande tu e viceversa, altrimenti il gioco non vale. Bonella, Sì. sei rientrato in Italia? Sì, diciamo che sono rientrato, ma non ero uscito dai Non così. eri uscito dai confini questa volta? Non sono usciti, anche perché non sono mai stati i confini tra Veneto e Friuli, o tra Veneto e Emilia Romagna, o tra Veneto Ai e confini fra te e il mondo esterno, rappresentati dalle ringhiere, Bonella. Impicanti. Lasciamo stare le ringhiere, ti volevo dire una cosa. Ha detto giustamente il nostro telespettatore, no? Se non vado errato, Nico, no? Che praticamente le TV non ci aiutano a capire la situazione in Italia, soprattutto nel settore antimafia. Ma è esattamente perché lui ha centrato in pieno, perché in pratica in Italia è diventato un unico monopolio. Negli anni 80 tutte le televisioni, negli anni 80 alcune televisioni private nazionali sono prese tutte le frequenze, ok? E hanno creato un unico palinsesto molto superficiale, un palinsesto diciamo così, puerile, un palinsesto stupido, atto ad abbassare il grado culturale delle persone e quindi poi a continuare ad una informazione solamente come vogliono loro, dando le notizie come vogliono loro, e quindi le uniche testate indipendenti sono rimaste quelle piccole TV locali che hanno sopravvissuto. Oppure le nuove testate online come ad esempio Antimafia 2000, PandoraTV.it, la mia qui Pianeta Oggi TV, eccetera. Ecco, questo è il dato di fatto. Purtroppo dovremmo, come dire, andarci a riprendere le nostre frequenze. Non so, io spero sempre che a volte in certi ripetitori ci passasse un fulmine e quindi fulminasse, che così abbiamo un po' di pulizia nell'etere italiano. A tale proposito vi do una notizia che mi è giunta ora. Si parla di un vertice Renzi-Berlusconi a proposito di frequenze. È terminato a vedi, hai capito Antonella? È terminato a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Renzi e il leader di Forza Italia Berlusconi Silvio. Al vertice, durato circa un'ora e 40 minuti, hanno partecipato anche il coordinatore di Forza Italia Denis Verdini e Gianni Letta. Per il PD era presente il vice segretario Lorenzo Guerini. Berlusconi è uscito in auto dalla sede del governo senza rilasciare dichiarazioni. Questa notizia l'ho presa qui dal televideo, che è arrivata così. Al momento, e quindi ecco, ho voluto citare la fonte. Quindi, cos'è si capisce qui, no?
che intanto un Berlusconi è ancora attivo e non so cosa abbia da dire, e non so che cosa abbia ancora da dire, cioè, di fronte a un'Italia allo sfascio, e che praticamente la gente non sa nemmeno cosa abbia votato, perché qui non si capisce. Qui hanno fatto tutta un'alleanza, l'unico, la sinistra non esiste più, tanto per essere chiari. Quindi, cos'è l'Italia oggi? Che cos'è l'Italia oggi? La gente cosa ha votato? È stata presa in giro tutta quanta la gente italiana, e non aggiungo altro. Questo è il dato di fatto che emerge. E quindi alle prossime elezioni vedremo se votare o meno, perché a questo punto viene, anche se è giusto andare a votare, però a questo punto ti viene da dire questo, no? Cioè, allora a questo punto non voto più nessuno, non vado a perdere un'ora di tempo, no? Visto che qua di ore ce ne rubano sempre tra pagare, tra lavorare da mattina alla sera e tra impegni vari, sempre doveri, 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 e poi non abbiamo mai invece un qualche cosa, non riceveremo mai qualcosa dallo Stato. Sempre doveri continui, pagamenti, tasse che aumentano, e quindi ci prendono anche. Allora, almeno prendiamoci quest'ora di andare a votare, almeno ce la facciamo nostra, faremo qualche altra cosa. Ad esempio, continuiamo a pitturare le ringhiere, cara Antonella, che sarebbe meglio a questo punto qua, è più Che produttivo. cosa non giusta, senz'altro, però indurci a non avere una partecipazione attiva alla vita politica, o anche una sola partecipazione passiva, è esattamente l'obiettivo che vogliono raggiungere. Vedi, io Massimo penso una cosa, rispetto alla TV, ad esempio, noi abbiamo un grande strumento, il telecomando. Quando c'è qualcosa che riteniamo poco interessante o addirittura offensivo, sia per la nostra intelligenza che per il buon gusto, abbiamo sempre la possibilità di cambiare canale. Il discorso rispetto alla politica è che abbiamo perduto completamente di vista lo spirito di aggregazione, non c'è più. Io dico sempre che nel nostro paese mancano le piastrine, non c'è più modo di fare coagulo. La gente è talmente concentrata sui propri problemi da non avere più la voglia di condividere anche quelli degli altri, senza rendersi conto che quelli degli altri sono i propri. I problemi del mio vicino di casa sono anche i miei. In questo ci hanno resi estremamente uguali, naturalmente. Il problema di lavoro esiste in ogni casa, il problema di come concludere la giornata dignitosamente esiste in ogni casa, ognuno di noi ha un problema speculare a quello dell'altro. Hanno creato questa diffidenza nei confronti delle istituzioni e quindi nei confronti della società proprio per dividerci. Il vecchio motto dividi e ti impera è più che mai valido in questo momento storico del nostro paese. Allora, siamo noi cittadini che dobbiamo imparare, dobbiamo ritornare alle forme di aggregazione, dobbiamo ritornare a parlare l'un con l'altro, a cambiare e a condividere le nostre idee e a creare dei nuclei che possano ragionare assieme ed essere soprattutto propositivi, perché questa politica non è propositiva da svariati decenni oramai. Si ritirano la palla ogni volta, cambia un governo, ripete, porta avanti le riforme del governo precedente, a prescindere dal fatto che sia di centro, di sinistra, di centrodestra o di centrosinistra. Non c'è continuità, ma una continuità di segno negativo, non una continuità di segno positivo. Quel segno lo possiamo cambiare soltanto noi. Ecco perché persone come Aaron Pettinari, come Giorgio Bongiovanni, che è il direttore della testata Antimafia 2000, persone come Lorenzo Ballo e tutti coloro che collaborano, hanno rinunciato alla loro vita personale, perché è così, insomma, loro si dedicano solo a questo, o persone come te, Massimo, che pur avendo un lavoro ordinario, diciamo così, dedicano tutto il resto della loro giornata a fare informazione corretta, o come Rosario. Eppure lui, avendo un suo lavoro, ribadisco tra virgolette, ordinario, dedica il resto della sua giornata a creare questo circolo virtuoso di informazione non condizionata né da colore politico né tantomeno dai sistemi di criminalità organizzata. E questo è il punto. Dobbiamo cercare di ritrovarci come persone, come esseri umani, in corpo e in spirito, perché solo se ci ritroviamo in corpo e in anima, in spirito, riusciremo a riaggregarci e quindi a contrapporci.
Allora, il suggerimento che io voglio dare ai telespettatori, dopo quello che hai detto, che è molto importante e condivido in pieno, è quello di cercare di prendere questo benedetto telecomando, che ho anche io qui, appunto, e cercare, anche se non è facile perché l'hanno studiata anche quella con digitale terrestre, ok? Ma cercare in qualche modo, magari farsi aiutare dal tecnico quando viene a casa a installare l'antenna o la nuova televisione, di poter cercare di selezionare alcune televisioni, magari che sono apparentemente secondarie, in secondo piano, ma non è poi così, e di come dire, portarle nei tasti principali. Perché insomma nel tasto numero 5 non ci deve essere per forza canale 5, ci potrebbe essere magari qualche altra televisione. Qui si possono fare dei nomi, ci sono delle belle televisioni anche internazionali con una buona ricezione, come ad esempio dal satellite, c'è TV San Marino, c'è TV Capodistria, ci sono anche altre televisioni. TV Capodistria, per esempio, è una vetrina culturale, fa un'informazione senza tanti urli in studio, ma fa un'informazione tranquilla, corretta, e alla fine ti dà anche il bel documentario piuttosto che un giochetto squallido all'ora di cena. Ecco che insomma cerchiamo di dare più spazio a queste televisioni. Ecco, il telespettatore dovrebbe essere più attento a questo. È che purtroppo, come ho detto prima, col digitale terrestre, che c'è una marea di televisioni, che sembra che ci sia il pluralismo, come ha detto qualche ex ministro delle telecomunicazioni, che non voglio neanche nominarlo perché mi fa schifo, invece non è così, è perché si sono moltiplicate le televisioni, ma il padrone è sempre quello, praticamente. Ecco, Non sembra. perché c'è un motivo tecnico, un canale poi diventa, si raddoppia, si triplica e quindi devono dare nuovi nominativi a quelle nuove programmazioni ed ecco che uno dice, ah, ma lì ci sono tanti canali adesso con il digitale terrestre, guarda qui che bello, abbiamo il pluralismo. No, perché è lo stesso proprietario di quell'emittente che si è moltiplicata, tanto per essere chiari, queste cose qui vanno dette, vanno spiegate. Comunque io dico, Comunque, attenti. Massimo, ascolta, volevo dirti un'altra cosa. Sì. Nel caso in cui non ci sia un'alternativa accettabile in TV, io suggerisco di accendere il PC e di sintonizzarsi su pianeta TV, Me lo pianetaoggitv.net. dai sempre. E l'oggi non Dai entra. sempre. Oppure su Cos'è? Science Web Network. Scienceweb.it, pianeta Va bene, oggitv.it. dai, su, il dominio si sa, dai, Aspetta, su. ne aggiungiamo un'altra, pandoratv.it. Esattamente, o Ecco. su Megacip, Può anche su megacip.it. Ecco. Quindi, antimario2000.com, cioè, voglio dire, sicomoro.info.com, cioè, voglio dire, ce ne sono di possibilità. Ne sono tante, ce ne sono tante. Io prima facevo il discorso della televisione perché la maggior parte della gente, come dire, gli è più Ha facile quello prendere promesso, certo, però non dimentichiamo che ormai con i cellulari è possibile navigare in internet in qualsiasi momento, per cui si può essere comunque costantemente collegati, aggiornati, ma bisogna badare bene alle fonti che vengono scelte, bisogna usare discernimento perché non è. Sì, anche io Massimo sono stata attratta dal messaggio di Nico che dice la casta sarà dura cambiare un paese così. Vabbè, grazie Nico per il resto che scrivi, sono contenta che tu lo condivida. Ecco, è quello che dicevo, vedi, una partecipazione attiva da parte della gente, una vera presa di coscienza, un vero uso del discernimento sono indispensabili e non è difficile, non è complicato. La piccola rinuncia che faremo oggi sarà il grande frutto di domani per noi e per coloro che verranno dopo di noi, perché ricordiamo che noi abbiamo una grossissima, enorme responsabilità nei confronti di quelli che oggi sono bambini e adolescenti. Domani saranno adulti, saranno uomini, saranno donne e dobbiamo essere in grado di farne davvero uomini e donne con le iniziali maiuscole. Massimo, ci vuoi dare le ultime news? Qua ne ho una, ve la do al volo. Dunque, Camorra, il killer dei casalesi, Giuseppe Settola, detenuto nel carcere di Opera, ha revocato il suo legale durante l'udienza in corte d'assise a Santa Maria Capua Venere ed ha nominato come difensore Lucia Annibali, l'avvocato sfregiata con l'acido da due sicari ingaggiati dall'ex fidanzato. Settola ha ingaggiato anche un'altra penalista, Angela Sala. La scelta di Lucia Annibali, simbolo della lotta contro il femminicidio ha suscitato grande stupore nell'aula di giustizia. Questa è l'ultima. È l'ultima news, bene. Penso, Rosario, che si sia giunti al termine del nostro tempo, vero?
Certamente ormai il tempo è finito, perché è tiranno come al solito, il tempo è sempre tiranno, non c'è niente da fare, ragazzi. Peccato. Purtroppo il tempo è a nostra disposizione. Però è stato molto interessante, mi è piaciuto Aaron, ha detto delle cose molto molto interessanti che riguardano, non conoscevo Aaron, anzi è stato un piacere conoscerlo, insomma, almeno in diretta, insomma, vederlo così. Però io parto sempre dal presupposto che purtroppo la cattiva informazione è quella che sta indirizzando le masse oggi. Non c'è niente da fare, e si cerca di fare l'impossibile, però rendiamoci conto che le frequenze, insomma, l'informazione in generale, perché poi non solo le frequenze TV o radio eccetera, ma anche i giornali settimanali, insomma, deviano sempre i discorsi, insomma, come si diceva prima, no? Si parlava di Scarpinato, cioè la notizia è stata data sul Fatto Quotidiano oggi, per esempio, e ieri sera c'erano due talk show identici, no? Ballarò assolutamente, e, sì. Al martedì mi sembra, nuova trasmissione, sì, di Floris, che poi insomma lasciamo stare, insomma, è così. E purtroppo se voi vedete sono aumentati i talk show riferiti, insomma, per indirizzare le persone a fare un certo tipo di ragionamento. Certo. Dicevi, scusami. No, scusami, non volevo interromperti, ma vedevo che Massimo chiedeva di parlare di una news urgente. Massimo, sì, c'è una news urgentissima? Sì, ve lo do subito al volo, ma comunque volevo che Rosario concludesse, comunque si è capito perfettamente il concetto. La news che è emersa in questo momento è stato un flash che lo ha lanciato la News 24. Praticamente Renzi dice superare l'articolo 18 statuto dei lavoratori, e questo penso che la dice tutto. Hanno voluto addirittura toccare l'articolo 18, tutte e due, destra e sinistra, sono uguali, la gente mi domanda cosa ha votato, siamo stati presi in giro tutti quanti. Che poi storia. È sempre stata storia. Che io dico solo una cosa, e lo sottolineo, che provino a toccare ad esempio le testate online, perché allora ci mettiamo con la tuta, no? Ok, da soldati, sì, in assetto di guerra. Assolutamente. Dico, vuole essere molto chiaro, vuole essere molto chiaro, perché abbiamo visto che fine hanno fatto le televisioni regionali, sempre con lo zampino dell'altro che è sempre attivo, no? Abbiamo visto quante tasse hanno messo ad una televisione terrestre, ad una radio terrestre, quante sono sparite. Questa non è democrazia, questa è dittatura. Possiamo chiamarla dittatura, fine, finissima, ma è dittatura, questo è. Ma guarda, forse la fine della fiera non è neanche tanto fine, mi sembra abbastanza grossolana, considerato che ormai ce la sbattono in faccia così, senza nessuna remora. Ribadisco il mio appello, coaguliamoci. Torniamo a vedere nell'altro un alleato e non il nemico, così come ci hanno convinti. Va bene, comunque temo che si debba proprio salutare, vero Rosario? Certo, ormai siamo gli sgoccioli. Va bene, allora volevo un attimo, scusami Antonella, sì, ringraziare ancora Aaron, che non ho avuto modo di ringraziare prima, per l'intervento in questa puntata di Spazio Aperto, perché mi è piaciuto tantissimo. Tutto qua. Ah, ma stai tranquillo, noi lo riavremo sicuramente ospite in futuro, per cui non c'è problema. Tra l'altra cosa, adesso Sergio Benetto avrà l'intervista che ha curato Aaron con la Guzzanti, quindi avremo modo di vederlo proprio in video tranquillamente. Benissimo. Allora non rimane che salutare i nostri ascoltatori, ringraziandoli per averci ascoltati, e speriamo che la vostra partecipazione attiva sia sempre maggiore, naturalmente attraverso la chat. Ringraziamo Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. E vai! E dai, che ce l'ho fatta! Ce l'ho mica tanto, insomma! Non ci vuole mica tanto. Pisanto, ricordiamo anche, visto che arriviamo anche in Puglia, ricordiamo il prossimo appuntamento radiofonico con Radio Canale 100. Radio Canale 100, siamo in fase di costruzione, diciamo così.
Avete da riprendere il palinsesto nuovo. Dovremo riprendere anche con loro, sì. E salutiamo Rosario Moreno da Treviso, Grazie. la regia naturalmente, e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori qui su Saiuz Web Network, mercoledì prossimo alle 18:30 con spazio aperto. A mercoledì prossimo. Ciao a Ecco, io tutti. Aspetta Rosario, devo ricordare una trasmissione sperimentale di domani sera alle 22 qui da Saiuz Web Network, Ecomondo 2000, perché avremo collegato da Sanona di PA il dottor Giovanni Giannolini che si parlerà di capitalismo, ovvero che differenza c'è tra capitalismo oggi e la schiavitù di un tempo. Quindi molto interessante l'argomento. Bella questa. Ripeti l'orario, Massimo. L'orario è domani sera a partire dalle ore 22, ricordo una trasmissione in fase sperimentale, perché poi vedremo un po' di regolarizzare un po' questi appuntamenti così un po' saltuari a giovedì sera. Intanto andremo con questa mezz'oretta, si parlerà appunto di questi argomenti molto attuali in questo periodo. C'è la gente che muore per strada praticamente, che è di fame, che è rimasta senza niente. Quindi ecco, questo è il dato di fatto e voglio capire un attimo che differenza c'è da oggi, rispetto, oggi col capitalismo rispetto a ieri con la schiavitù, no? Perché non Certo. capisco bene, c'è qualcosa che non quadra, quindi merita un approfondimento, buttiamola così. Temo sia cambiato il nome, ma la sostanza sia la stessa. Sì. Sì, 18:57, proprio. appuntamento poi con me è più tardi per le televisioni terrestri, dopo le 23, sia su Eden TV che su video Telecarnia per il consueto settimanale Pinetto Oggi Report, che è quello che poi potete vedere anche qui su Sai su Web Network. Credo che abbiamo detto veramente tutto. Tu, Antonella, sei riuscita anche a ricordare bene il sito della testata veneziana di pianetaoggitv.net. Poi se non sbagliare tu, ciao. Quindi anche le ringhiere le abbiamo sistemate anche quelle. E quindi siamo al completo questa sera. Perfetto, guarda, sono stata brava, dai. Ho Devo dire di sì, veramente, complimenti. studiato. Ci voleva anche da studiato per capire, no? Bene, volevo un attimo salutare Nico in chat e Anon 7566 che si è appena collegato in chat, peccato, ricordandogli che comunque questa trasmissione Spazio Aperto va in onda tutti i mercoledì dalle 18:30 e con la nostra chat si può interagire con noi, si possono porre domande a tutti, anche agli ospiti, non solo a chi conduce, ai nostri bravi conduttori, ma anche agli ospiti che saranno presenti. Perfetto. Con questo è Allora, questa volta tutto, è un caro vero. saluto a tutti da parte di Saiuz Rosario Moreno. Non so se è Saiuz o Rosario Moreno, insomma, quale dei miei voglio usare. Va bene tutti quanti, vanno bene tutti Vanno quanti. bene tutti, vanno bene tutti. A Io ho mercoledì sentito, prossimo. io ho sentito tanti nomi: Radio Saius, Tele Saius, Saius Moreno, Saius Rosario, cioè saiuswebnetwork.it. Che facile da pronunciare, insomma, giusto Rosario? Giustissimo. Fermate Bonella, fermate Ciao a tutti. Bonella. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao.